Partita difficile perché la Lucchese è un avversario accigno che pressava tutto campo e ha durato 90 minuti, insomma in pratica è stata una partita più fisica che tecnica. Nonostante tutto abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo subito il meno possibile, però il pareggio alla fine dei conti è il risultato giusto. Cioè, sapevamo che era una partita difficilissima. Sapevamo che era una partita difficilissima perché la classifica della Lucchese non è quella reale, perché se gli metti i punti che gli hanno tolto è una squadra che è da metà alta classifica, insomma, sono dentro il playoff pienamente, è una squadra che ha dato filo da torcere a tutti, quindi sapevamo che era una squadra difficilissima e tra l'altro sta passando un momento che magari ti spinge a dare qualcosa in più perché c'è il mercato di gennaio, magari vogliono vedere via tutti i giocatori che stanno lì e con la situazione che hanno. Secondo me, però, se andiamo a vedere la partita, i punti, se c'era una squadra che doveva vincere, eravamo noi perché nel primo tempo abbiamo rischiato niente, abbiamo creato due o tre occasioni con il palo di Brunori, il rigore che secondo me era nettissimo, l'ho rivisto prima lo spogliatoio su Serrotti. Comunque, secondo tempo, terza parte di una settimana, vuoi non vuoi, comunque veniamo da 3 mesi abbastanza tosti a livello di numero di partite e quindi ci sta di essere meno lucidi, magari di concedere qualcosa in più, anche se non mi sembra che abbiamo concesso più di tanto, penso che sia una cosa normale. Facendo un consuntivo dell'anno, siete tra la coppia centrale tra i più forti, dati alla mano della Serie C. Nonostante tutto, penso che non possiate dormire sonni tranquilli perché in panchina ci sono due centrali che possono sostituirvi tranquillamente. Ecco, quindi in quel ruolo avete la concorrenza in Certo, casa. ma le squadre che vogliono stare lassù, cioè magari chi gioca meno deve mettere in difficoltà chi gioca di più, perché se no uno durante l'allenamento è sicuro di giocare, magari si allena sotto tono, si allena sotto ritmo. Invece le squadre che vogliono stare lassù devono avere 20 giocatori che quando li mette in campo non devono far rimpiangere chi gioca. Quindi Borghini e Burzigotti quando hanno giocato hanno fatto benissimo e in questo momento il mister sta facendo giocare noi, ma sa che se deve avere bisogno oppure se farà altre scelte, chi c'è in panchina fa assolutamente bene. Giusto così. Oggi chi era il più difficile da marcare? Oggi? Non lo so chi era il più difficile da marcare. Una domanda un po' travolgente. No, siccome loro comunque hanno avuto anche delle opportunità dove voi in difesa comunque vi siete distinti nella chiusura in maniera tempestiva, ecco. Cambio la domanda, chi vi ha dato più da fare, insomma? Sorrentino era un attaccante fisico, proteggeva la palla, Provenzano un po' più di qualità, De Feo è uscito dopo 30 minuti. Diciamo che Nella normalità, insomma.